Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen. Pace di Cristo, sorelle, che Dio vi benedica. Siete in collegamento con Podcast Antioca. E questa sera, oggi è 17 ottobre del 2016, sono le 19:08 minuti e insieme con voi parla la sorella Deborah, moglie del ministro Longo Enzo, nonché co-pastore qui della Chiesa di Torino, del nostro pastore Pedro Guzman. Insieme con questa nuova puntata, insieme veramente per ricevere una parola da parte del Signore. In collegamento Skype avremo con noi la nostra sorella Maria Guzman, la moglie del nostro pastore, che dopo gli passo la parola, e in collegamento telefonico ci sarà la sorella Ilaria per un saluto e dopo vedremo il seguire di tutto questo. Per adesso vogliamo prima iniziare con una preghiera, ringraziando il Signore che possa guidare ogni parola che viene dalla nostra bocca e che questa parola possa fluire e arrivare al tuo cuore, al cuore di chi sta ascoltando. Amen. Gloria sia al nome del Signore. Signore, io ti ringrazio dal profondo del mio cuore, Signore, come siamo oggi, Signore, qui, Signore, dinanzi alla tua presenza, Signore, veramente, Signore, ti chiediamo, Signore, che tu possa guidare, Signore, ogni nostra parola, Signore, che tu possa guidare, Signore, le labbra, Signore, ungere le labbra della nostra sorella Maria, Signore, che porterà questo studio, Signore, per noi sorelle, Signore, per l'edificazione della tua chiesa, Signore, come insegnamento, Signore, nelle nostre vite, Signore, si tu glorificarti, Signore, sii tu esaltato, Signore, in ogni cosa, in ogni insegnamento, Signore, per ogni mia sorella che sta ascoltando, Signore Gesù, sii tu ad arrivare al loro cuore, Signore, Signore, sii tu veramente, Signore, ad arrivare, Signore, nelle loro case, Signore, e sii tu veramente la guida, Signore, di ognuno di noi, Signore, vogliamo porre i nostri occhi su di te, Signore Gesù, non vogliamo permettere che distrazioni, Signore, possano allontanarci da te, Signore, ma il nostro sguardo, Signore, sia sempre su di te, Signore, camminare in questo cammino, Signore, con te, mano nella mano, Signore Gesù, alleluia, affinché tu ci possa rialzare, Signore, quando inciampiamo, Signore, affinché tu ci possa sollevare, Signore Gesù, alleluia, affinché, Signore, insieme, Signore, possiamo percorrere questo cammino che ci porterà alla vita eterna, Signore. Grazie per ogni cosa, Signore, ti chiedo, Signore, di guidare il resto di questa puntata. Mettiamo tutto nelle tue mani, nel nome di Gesù. Amen. Amen, sorelle che siete in ascolto, se qualcuno di voi può inviarmi un messaggio, se si ascolta bene, se è tutto ok. E adesso voglio passare, come dicevamo prima, perché si collega adesso con il collegamento Skype, abbiamo la nostra sorella Maria Guzman in collegamento, nonché la moglie del nostro pastore, e in collegamento telefonico la sorella Ilaria, moglie del ministro Bracuto Alessandro
Alessandro, incaricato dell'opera Horeb di Milano. Per chi ha seguito anche le scorse puntate, per chi è la prima volta che ascolta, la sorella Ilaria era in dolce attesa, venerdì, gloria a Dio per la gloria del Signore e per la sua immensa grazia, veramente la famiglia Bracuto ha ricevuto questo premio del Signore, è arrivata in casa Bracuto la piccola Grace Vittoria, gloria sia il nome del Signore. In collegamento telefonico la nostra sorella Ilaria per un saluto a tutte le sorelle in questo momento in ascolto. Sorella, pace di Cristo, sei in linea? Sì, amen, pace di Cristo, sorella Deborah, sorelle, amate sorelle della Chiesa Antioca di Torino e la Chiesa Horeb di Milano, gloria sia il nome di Gesù. Grazie sorella Deborah per il saluto, per la preghiera e per la tua disponibilità, sempre per l'opera del Signore, gloria a Dio. E grazie a tutte e ognuna delle sorelle veramente che prendono il tempo di ascoltare e meditare sulla parola del Signore. Con noi abbiamo la sorella Ilaria, che è stata dimessa appena oggi dall'ospedale, gloria sia al Signore, e adesso ci darà un resoconto di come si sente, come va tutto, e la sua, diciamo, testimonianza di questa esperienza. Sorella Ilaria, sei in linea? Amen, pace di Cristo a tutti, Dio vi benedica. Sono contenta veramente di essere qui con voi e ringrazio il Signore per ancora questa possibilità che mi ha donato. Contenta anche di essere a casa dopo questi giorni in ospedale, ma ringrazio il Signore perché ha guidato Nicole, è stata una bella esperienza, diversa da quella di Isaia, ma veramente il Signore mi ha circondato da persone veramente gentili, disponibili e comprensive in ogni momento della giornata, che mi hanno veramente aiutato, e ringrazio il Signore per le loro vite, che li possa veramente benedire per ciò che hanno fatto per me e per la mia bambina. E ringrazio il Signore per la mia bambina, che finalmente è arrivata e ha riempito di gioia la nostra vita, della grande. E veramente ringrazio il Signore per ogni cosa che ha fatto, perché in ospedale mi hanno preso un po' per tutto, per straniera, musulmana, tutto mi hanno preso, perché sempre con la fascia in testa e mi facevano le domande, io gli rispondevo, loro dicevano, allora mi rimanevano un attimo così, però poi capivano e rimanevano un po' allibiti, però sono contenta che comunque loro hanno potuto vedere una differenza in me anche fronte delle altre persone, e che ho potuto essere, spero e spiego, di testimonianza anche per la loro vita. Dio benedica. Grazie sorella Ilaria, che bello veramente essere luce nelle tenebre e fare la differenza tra tanta gente, no? Che si possa vedere, come dice la Bibbia, che l'uomo vede l'apparenza, no? Prima di poter capire il cuore, e che possano vedere il fuori per poi vedere con le nostre opere, la nostra testimonianza di vita, veramente il frutto dello spirito. È bello veramente poter fare la differenza. E sorella, ringraziamo il Signore per la tua vita, perché hai una vita veramente consacrata al Signore, dedicata al Signore insieme alla tua famiglia, una famiglia che sta crescendo giorno dopo giorno, e Dio si sta glorificando, perché avete tante testimonianze da raccontare, tante cose che tanti non sanno di questo percorso che state facendo nel nome di Gesù a Milano,
e tanta testimonianza da dare veramente di come il Signore a fin d'oggi vi sostiene in tutti i sensi, economicamente, spiritualmente, e tutte le prove che state passando e che vi danno forza, che vi danno crescita e che glorificano il nome del Signore. E ringrazio il Signore per la vostra vita, sorella, veramente una grande testimonianza, e non vediamo il momento di vedere Grace e a Isaia, perché per le foto che mi mandi veramente sta crescendo ogni giorno, tutto un ometto, gloria a Dio. E grazie sorella, veramente salutaci tanto alla sorella Maria Pia, che è già da una settimana e passa con voi, che vi aiuta, che vi appoggia. Questo è bello, avere una suocera che è in Cristo, che ha lo Spirito Santo, dove vi potete unire in preghiera, in intercessione, e servirvi gli uni agli altri nell'amore del Signore, nella santità di Dio. Questo è un qualcosa, un privilegio che non tutti hanno, sorella. Io ringrazio a Dio per questo. La sorella Maria Pia, certo, ci manca, manca le sorelle della Chiesa di Torino, però sappiamo che nel tempo giusto potremo anche noi condividere con lei e gioire della sua presenza. Gloria sia al nome di Gesù. E penso che le sorelle di Torino sono tutte d'accordo con me in queste parole che ho esposto a voi. E gloria a Dio. E niente, sorella, grazie veramente per aver partecipato in questa chiamata, aver condiviso un po' della tua esperienza. E sappiamo che ora sarai collegata assieme alla sorella Maria Pia in questa piccola meditazione della parola. Il Signore vi benedica e vi aspettiamo a presto. Amen. Ok, gloria a Dio. Sorella Deborah, sei lì? Amen, sorella. Sì, tante sorelle, salutiamo le sorelle di Torino Sud che mi hanno scritto, Torino Sud e Ovest sono presenti, sorella Flore, sorella Claudia, Dio vi benedica. E ancora ci ha scritto la sorella Jeanette, gloria sia al nome del Signore, un abbraccio sorella Jeanette, nell'amore del Signore, la prima anima della Chiesa di Torino. E ancora la sorella Maria Pia, ovviamente, che sono lì in ascolto da Milano. A me e tutte le altre sorelle che sono in ascolto, potete inviarci un messaggio così sappiamo, come dicevo prima, se si sente bene, chi è presente, chi è in ascolto. Non perdiamo la parola del Signore. Anche la sorella Caterina da da Montanaro, anche lei è collegata, Dio ti benedica sorella Caterina, anche lei in ascolto. Amen sorella, ti passo la parola per iniziare. Anche la sorella Giovanna, stanno scrivendo tutte le sorelle, gloria a Dio, la sorella Giovanna, la sorella Katia in ascolto con podcast Antioca. Amen sorella, ti passo la parola, iniziamo questo potente studio il cui titolo è Una spina nello spirito. Lo potete trovare nell'episodio nello show delle sorelle, episodio 38. Amen sorella. Amen, amen, pace di Cristo. E prima di tutto volevo dire che sicuramente alcune sorelle, so della sorella Jeanette perché mi ha scritto, era un po' triste perché non ci siamo unite oggi a Settimo per fare questo studio. È sempre bello vederci, abbracciarci e condividere, no? Anche se per poco tempo, e perlomeno il lunedì, no? A parte delle domeniche. Ma magari lei o alcune sorelle sono sorprese che la sorella Jeanette non è qui con me, però oggi abbiamo sentito di fare così. Il pastore ha un po' di raffreddore, io spero non prenderlo, grazie a Dio ancora non ho nessun segno, anche se mi sento un po' fiacca, però gloria a Dio, da molto presto siamo svegli, dalle 5, poi già alle 6 eravamo fuori che prendevamo il tram, e così la giornata tra una cosa e l'altra non ci siamo fermati. E gloria sia al nome di Gesù Cristo per tutto ciò che ci permette fare durante la giornata. E, sorelle, io volevo finire la seconda parte della
Chiesa Perfetta, no? Che avevamo iniziato il lunedì scorso. E questa era la mia intenzione, veramente vorrei fare una seconda parte. Ma il pastore aveva sentito veramente forte nello spirito parlare diciamo, questa piccola meditazione è divisa in due. La prima parte parla delle offese. Io penso che il Signore vuole continuare a parlare di questo punto, perché a volte, sorelle, noi abbiamo un cuore offeso, abbiamo un cuore ferito e non ci rendiamo conto veramente fino a quando incominciamo a vedere in noi stesse certi atteggiamenti o certi sentimenti, emozioni che accadono dentro di noi e magari sorgono della rabbia o un qualcosa, no? Verso se stessi o verso qualcuno, ed è lì dove ci rendiamo conto che magari abbiamo ancora un cuore offeso. E questo sarà solo una piccola meditazione che a me ha ministrato tanto, ha ministrato queste parole che condividevo con voi di questo tema, mi ha ministrato veramente dal profondo del mio cuore, che veramente avrei voluto approfondire, avrei voluto continuare sul tema. Però è stato un qualcosa piccolo, diciamo, corto e semplice, che penso che così come ha impattato me, ha ministrato me, penso e spero che lo faccia anche con voi. Una cosa che dobbiamo avere chiaro è che le offese verranno. Le offese verranno, non è un qualcosa da domandarsi se verranno o no, ma verranno, come dice il pastore, la questione è quando verranno. Ma una cosa è certa, le offese verranno. Immaginiamo come si sarà sentita Maria, sicuramente offesa, colpita, sentita magari tradita, no? Quando hanno mandato a chiamare al Signore Gesù Cristo per il fatto di Lazzaro e lui non è arrivato, tra virgolette, in tempo. La domanda è: ti sei sentita qualche volta della stessa maniera? Ci siamo sentiti in qualche modo magari tradite dal Signore o triste o offese perché magari abbiamo detto, come l'ha detto Marta, no? Che praticamente era lo stesso pensiero di Maria, Signore, se tu saresti stato qui, se tu saresti stato, vero sorella? Saresti stato, sì. Sì, che abbiamo potuto dire, Signore, ma perché non hai fatto nulla in questa situazione? Tu avresti potuto evitare il momento, questa situazione, questo momento. Se tu saresti stato lì, non sarebbe successo questo o l'altro. Allora, magari alcune di noi, se non tutte, in alcun momento della nostra vita abbiamo potuto sentire questo che ha sentito Maria, che poi lo ha verbalizzato Marta, perché è stato Marta a dirlo. E, come dice Giovanni 11, no? Nel versetto 21, quando Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E questo sicuramente era anche nel cuore di Maria. Allora vediamo che le offese arriveranno. Sicuramente anche noi ci siamo sentite in qualche momento della vita come si è sentita Marta e Maria. E, come dicevamo prima, le offese arriveranno. Questi sentimenti di tradimento, questi sentimenti di offesa, questo sentimento di dolore arriverà. Come dice Luca 17:1, dice: or egli disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali. In altre versioni dice che non avvengano offese, ma guai a colui per colpa del quale avvengono.
Poi abbiamo Matteo 18,7 che dice: guai al mondo per gli scandali o per le offese, perché è necessario che avvengano le offese o gli scandali, ma guai a quell'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo o la offesa. Allora, qua si può parlare di diversi tipi di offese, no? Magari tu ti sei sentita qualche volta come Maria, però tre cose che dobbiamo avere in conto. Uno è non abbandonare mai la speranza. Due, non amareggiarsi. E tre, non offenderci. È semplice come questo. Non abbandonare la speranza, non amareggiarci e non offenderci, non prendere quella offesa su di noi, in modo che non ci amareggiamo e in modo che non perdiamo la speranza. Magari la tua frustrazione non è direttamente a Dio o contro Dio, magari non te la sei presa o non te la prendi con Dio, non ti senti tradita da Dio o offesa da Dio, magari è verso un familiare, un amico che ti ha fatto male, magari è verso un ministro o perfino il tuo pastore o un pastore, un altro pastore, magari è perché tuo marito è verso tuo marito, o può darsi anche che è verso un figlio. E quando parlo figlio parlo in generale figlio o figlia che già è cresciuta, una figlia o un figlio grande, già grande, e che magari ha dei atteggiamenti o delle cose che magari ti fanno male e ti possono offendere, ti possono far sentire in un certo modo. Allora le frustrazioni non sempre sono contro Dio, ma come detto prima può essere un familiare, un fratello, una sorella, e un pastore, un ministro, ma anche figli. E qua vediamo una bella frase: non lasciare che una spina nella tua carne divenga una spina nel tuo spirito. Molte volte si ci deve passare per situazioni, ma non una volta, magari con la stessa persona, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e tante altre volte, e molte volte passarci fino a che ci rendiamo conto che questa spina nella carne ti sta diventando una spina nel tuo spirito e sta, come si dice, colpendo la tua vita in un modo che come si può dire, sta impattando il tuo spirito, sta divenendo una spina che già non è nella carne, ma impatta il tuo spirito. Ci saranno lotte ed illusioni in questa vita, ci saranno persone problematiche che ti strofineranno come la carta vetrata. Tutti conosciamo l'uso di una carta vetrata, ma quando queste persone problematiche che ti strofinano come la carta vetrata, ti senti che non puoi fare nulla, ma l'unica cosa che puoi fare è piangere, sentire il dolore e sanguinare. Ma se lo vediamo con un'altra prospettiva, la carta vetrata ti può fare diventare liscia e bella, ti può donare uno spirito compassivo verso gli altri, ti può aiutare ad essere considerata e ad incoraggiare a qualcun altro che si trovi in una situazione simile. Per questo è importante che la spina della carne non divenga una spina nello spirito, perché se noi permettiamo che questa spina della carne divenga o si trasformi in una spina nello spirito, diventiamo senza speranza, diventiamo amareggiate, diventiamo con un cuore malato, un cuore offeso. Ma invece se noi lo vediamo con la prospettiva del Signore,
e lo vediamo queste persone che ci offendono come la carta vetrata e ci rendiamo conto che questo ci può donare uno spirito compassivo, che ci può aiutare ad essere considerati e ad incoraggiare qualcun altro che si trova o si troverà in una situazione simile, allora questo sarà un qualcosa bellissimo, un qualcosa perché uno, sorelle, si domanda, no? Perché non è fino a quando tu ti rendi conto, una, due, tre, quattro, che mediti e dici, Signore, ma cosa stai facendo in me? Cosa vuoi farmi capire, cosa mi vuoi insegnare con queste situazioni o con questa situazione, perché può essere singolare come può essere plurale, no? E situazioni personali, situazioni a volte nel corpo di Cristo, situazioni familiari, però se lo vediamo dal punto di vista di Dio, se vediamo queste situazioni, queste persone come la carta vetrata, no? Che ci pulisce, che ci alliscia, che ci imbellisce, allora trasforma anziché divenire una spina nello spirito, trasformiamo il nostro spirito a uno spirito compassivo verso gli altri. Ci aiuta ad essere più compassivi, più considerati, più pazienti, più misericordiosi. E anche ci aiuta ad incoraggiare altre persone che si trovino in situazioni simili. C'è stato un qualcuno che ha detto questo. E ascoltate bene questo, sorelle. E questa attitudine di questa persona veramente mi ha impattato, mi ha colpito perché che bello arrivare a questo punto, come praticamente è arrivato il Signore. E questa persona disse: se tu mi sputi, io penso che se tu mi sputi, no? Per esempio, se mi sputi verso i capelli, verso la testa, io penso che i miei capelli stanno prendendo fuoco e tu stai provando a spegnerlo. Wow! È interessante, no? Che anziché offendersi, anziché difendersi, anziché e amareggiarsi e buttarsi giù o far sì che questa spina nella carne divenga una spina nello spirito, questa persona lo vede da questo punto di vista, no? Dal punto di vista dell'amore e lei, questa persona ha deciso di vederlo così, che se una persona la sputa, lei vuole credere che questa persona sta aiutando a spegnere un fuoco che è su di lei. E questo è un qualcosa, sorelle, che mi ha impattato. Io non so se questa piccola parte vi ha toccato come mi ha toccato a me veramente. È soltanto questa parte, soltanto questa parte che parla dell'offesa. Perché poi la seconda parte che è e non è collegata, però si potrebbe collegare, è un incoraggiamento dandovi 8 versetti biblici di incoraggiamento per le mamme che si sentono scoraggiate, che si sentono frustrate. E quando parlo di mamme, non parlo soltanto di neomamme come tante mamme che abbiamo in chiesa, ma parlo di mamme come la sorella Janè, come io, come la sorella Maria Pia, mamme che già siamo nonne, molti di noi, la sorella Janè ancora non è nonna, però ha dei figli grandi e potrebbe già esserlo volendo, no? Nel senso che sto parlando di persone di una certa età, che abbiamo una certa età, e i nostri figli ovviamente sono grandi. Allora, ma questo non solo per le mamme, si applica, diciamo, anche alle mamme spirituali, anche alle persone in generale, quando si ci sente offese, frustrate o scoraggiate. E chiederò alla sorella Deborah, e sorella, io ti indicherò se fermarti o continuare con gli altri versetti. Chiederò alla sorella Deborah di leggere ognuno di questi 8
capitoli, che sarebbero 8 versetti, solo che il primo capitolo ha 2 versetti che leggeremo, per cui sarebbe in totale 9 versetti, 9 versetti che aiuteranno alle mamme di tutte le età, ovviamente, che si sentono a volte frustrate e scoraggiate. Sorella Deborah, se puoi leggere Proverbi 3, versetto 5, versetto 6. Amen. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Amen. La prima cosa è riconoscere al Signore in tutto, sapere che il Signore permette assolutamente tutte le situazioni e tutte le persone attorno a noi come carte vetrate per un proposito, per dei piani perfetti e buoni che il Signore ha per noi, se ovviamente noi amiamo il Signore e chi lo ama lo obbedisce, dice la parola. Continuiamo con il secondo versetto di incoraggiamento, Matteo 7, versetto 7. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Amen. Molte volte noi possiamo lamentarci con altre persone e possiamo sfogare le nostre frustrazioni o scoraggiamenti come mamme o come sorelle, a volte anche verso i nostri propri mariti. E in realtà il Signore dice prima di tutto di sapere che Lui è in controllo, che Lui è Dio, che la nostra fiducia deve essere in Lui, ma anche ci dice chiedete, bussate, perché vi sarà dato. Se noi abbiamo una frustrazione, uno scoraggiamento come mamma, come moglie, come sorella, sia verso dei figli, sia verso qualunque offesa, qualunque situazione familiare, matrimoniale, e dobbiamo sfogarci con l'unico che ci può capire e ci può ascoltare e ci può dare la risposta, la via di uscita. Non necessariamente ci darà la soluzione al momento del problema, della situazione, ma ci farà capire se abbiamo una vita nello spirito, se abbiamo una vita di preghiera, di comunione con il Signore. Lui ci farà capire ciò che Lui sta provando di formare in noi, ciò che Lui vuole insegnare noi, a dove vuole arrivare con noi, e a formare, come avevamo detto prima, quello spirito mansueto, quello spirito misericordioso, quello spirito compassivo, quello spirito che può capire le diverse situazioni. Sorella, Salmi 19. Amen. Egli sta in agguato in luoghi nascosti come un leone nella sua tana. Sta in agguato per ghermire il misero. Egli germisce il misero attirandolo nella sua rete. 19, vero sorella? Salmi 19. Amen. Matteo 9:36. Amen. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Il Signore ci vede quando siamo stanchi. Il Signore ci vede quando magari a volte ci distraiamo, distogliamo il nostro sguardo dal Signore per frustrazioni, per stanchezza o per tante ragioni di frustrazione. Il Signore ci vede quando siamo come pecore disperse, quando ci troviamo che non sentiamo più nulla, che non sentiamo desiderio molte volte di pregare, di leggere la parola, che sentiamo che le forze vengono meno, che ci sentiamo senza speranza molte volte.
e il Signore ci vede, il Signore ci vede e il Signore ha compassione di noi. Il Signore è lì che vuole fare, completare, perfezionare un'opera in noi. Quando ci sentiamo in questo modo e leggiamo la scrittura e ci rendiamo conto del Dio che abbiamo, che è un Dio che ci guarda, un Dio che non ci abbandona, un Dio che ci dà speranza, un Dio che ha dei propositi, che tutto è per il bene per coloro che lo amano, che è colui che ci guida, che vuole fare un'opera in noi, e questo ci dà le forze per rialzarci e per continuare avanti con il nostro sguardo in lui. Il quinto versetto sarebbe Isaia 40:29. Amen. Egli dà la forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. Amen. Definitivamente quando siamo stanchi, quando ci sentiamo che non abbiamo le forze per andare avanti, dobbiamo ricordare che se noi ci rivolgiamo a Lui e aspettiamo in Lui, Egli ci rinnova le forze. Sorelle, molte volte si ci frustra innecessariamente e non agiamo nella fede, nella parola del Signore, veramente credendo a ciò che Egli ci dice nella Sua parola. E subito, quando questi sentimenti ed emozioni vengono su di noi, perché è normale che vengano nel cammino, dobbiamo subito, subito riempirci della parola del Signore, dove potremo recuperare queste forze, questa speranza e vedere le cose con la prospettiva del Signore e non la nostra. E questo ci darà la forza, con lo sguardo nel Signore, di andare avanti e capire di ciò che il Signore vuole fare in noi. È inutile che noi ci sfoghiamo nelle nostre frustrazioni con i nostri mariti, perché finiamo frustrandoli a loro, contaminandoli a loro e non risolviamo niente. La verità è che dobbiamo, metterci in ginocchio e cercare la faccia del Signore e riempirci di parola, perché soltanto Lui può raddrizzare le nostre vie. Sorella, il settimo versetto, Salmi 22:19. No, scusa, Numeri Numeri 23:22. Amen. Numeri 23:22. Dio che l'ha fatto uscire dall'Egitto è per lui come le corna poderose del bufalo. Wow, quando ci fa uscire dall'Egitto, ci dà come le corna poderose del bufalo. Sarebbe interessante studiare come sono le corna del bufalo, perché dice la parola, e qui è una promessa, che ci fa come le corna poderose del bufalo, forti. Alleluia, gloria a Dio. Salmi 22, 19. Ma tu, Eterno, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Amen. Che bello quando veramente ci sentiamo da soli, frustrate, offese, e pregare al Signore, alzare le nostre mani e dire: Signore, non allontanarti, tu sei la mia forza, affrettati a soccorrermi, ho bisogno di te, ho bisogno. E molti cosa fanno? Quando si sentono così, abbandonano il cammino. Abbandonano il cammino, ma fuori, nell'Egitto, non vanno a rinnovare le forze, non si vanno a fortificare e si va a impeggiorare tutta la situazione che stanno passando. Ma quando ci sentiamo così, il nostro soccorso è il Signore, la nostra forza è il Signore, ed è lì dove dobbiamo veramente chiedere aiuto al Signore, ed è lì dove dobbiamo rinchiuderci in quella stanza, veramente a piangere, a piangere, a svuotare
alleluia, il nostro spirito davanti al Signore fino a quando non lo sentiamo veramente. E il prossimo capitolo, sorella, sarebbe Salmi 18:32. Amen. Dio è colui che mi cinge di forza e che rende la mia vita perfetta. Amen. Il Signore è la nostra forza. Il Signore renderà con tutte queste situazioni familiari, di chiesa, con figli, mariti, eccetera, e ci renderà perfetti. Non dobbiamo, sorelle, permettere che nessuna offesa nel nostro cuore divenga una spina nello spirito. Non possiamo permetterci questo, perché farà soltanto male al nostro, alla nostra relazione con il Signore, e non cambierà nulla, anzi impeggiorerà la nostra vita e la nostra situazione spirituale. Allora, la prima cosa è non abbandonare la speranza, non amareggiarci e non offenderci, non permettere che nessuna offesa divenga una spina nello spirito, ma vederlo dal punto di vista del Signore, vederlo come l'esempio della carta vetrata, ricordarci di questo detto di questa sorella, dove vedeva questo sputo ricevuto come offesa, lo vedeva come un bene verso di lei. Ed è vero, sorelle, tutto quanto succede è per il bene, perché il Signore sta lavorando in noi, vuole cambiare il nostro carattere al carattere di Cristo e vuole darci uno spirito mansueto, uno spirito compassivo, e dobbiamo stare attenti con chi sfoghiamo. Veramente dobbiamo sfogare il nostro cuore al Signore. Come dico, molte volte si ci prova a sfogare le frustrazioni con i nostri mariti, ma non è la cosa giusta. Io penso che se uno condivide un qualcosa personale con il marito, deve essere stato dopo che il Signore ha ricevuto il nostro sfogo, dopo che il Signore ci ha parlato, dopo che il Signore ci ha ministrato, e già lì poi uno può parlare con un altro spirito, un altro atteggiamento. Anche importante che i figli vedano questa santità, questa riverenza nella casa, perché un figlio che da piccolo vede che la mamma non è reverente al papà e vede che le risponde, vede che non, anziché rispondere sì signore o sì amore, e mantenere tutta una coordinazione, una cooperazione in reverenza e rispetto, e che i figli vedano questo a casa, e che la moglie non si permette assolutamente né di alzare la voce al marito né di rispondere al marito, ma che i figli crescano vedendo questo timore, incominciando dalla moglie verso il papà. Credetemi, quando un figlio cresce così, mai un figlio, quando un papà le dice un qualcosa o la mamma le dice un qualcosa, mai le risponderà male, mai le dirà di no al papà o alla mamma che chieda un qualcosa al figlio, mai, perché c'è già il timore a casa, perché non lo vede neanche dalla mamma, e questo atteggiamento. E se si permettesse, perché crescendo magari ci sono delle contaminazioni o influenze che non sono il tutto, perché tanti incolpano magari la scuola qua e là, e non è il tutto, perché la base è sempre in casa, e però se succedesse immediatamente, e devono vedere che un qualcosa che non è permesso assolutamente, una cosa subito deve essere disciplinata e presa seriamente, non alla leggera, perché come oggi si leggeva in Proverbi,
bisogna disciplinare il bambino mentre sei in tempo, perché una volta che passa il tempo, credetemi fratelli, la disciplina poi non servirà a nulla. Allora io penso, no, che sono tante tante piccole cose che ci possono offendere, che ci possano frustrare nella vita, nella famiglia, nel matrimonio, però penso che se noi abbiamo una relazione con il Signore, se abbiamo veramente una vita di preghiera dove sfoghiamo al Signore, dove ascoltiamo la sua voce, il Signore farà cambiare il nostro atteggiamento e l'ambiente spirituale nella nostra vita e nella nostra famiglia, e cambierà e impatterà i nostri figli, che poi daranno frutto al momento giusto. Gloria sia al nome di Gesù. Sorelle, io con questo concludo. Non è stato un qualcosa di complicato, di profondo, nel senso, non è stato uno studio, diciamo, lungo, però penso che a volte non si tratta della lunghezza o della, come si dice, la profondità di un tema, no? Non vogliamo neanche, o non si può neanche esaurire un tema in mezz'ora o un'ora. E penso che questo è uno spunto, una parola che si semina nel cuore, che ci può fare riflettere e ci può portare, esortare ad andare e scrutinare la parola e approfondire ognuna di noi su questi temi che colpiscono, affettano la nostra vita, perché le offese è una realtà sia nel matrimonio, sia come genitori, sia come fratelli nel corpo di Cristo, è una realtà e dobbiamo sapere affrontarli santamente e dobbiamo capire il proposito per cui il Signore li permette. Io con questo concludo, sorella Deborah, non so se hai un qualche commento, una meditazione, un qualcosa che ti ha colpito, che il Signore ha parlato nella tua vita, e poi puoi chiudere, sorella, con una preghiera. Non so se qualche sorella ha qualcosa nel cuore che brucia, che non può stare zitta in questo momento, che deve condividerlo, che deve parlare per la gloria di Dio, per lodare a Dio, e ti può mandare un messaggio e la mettiamo in linea, oppure non so come possiamo fare, ma il punto è che dobbiamo glorificare il Signore in tutti i mezzi possibili, tutti i modi possibili. Sorella, se hai un qualcosa da condividere. Amen, pace di Cristo, sorelle, che Dio vi benedica. E come diceva la sorella, non è la lunghezza di uno studio che porta a far capire la profondità, ma il concetto penso che sia stato ben chiaro, ben profondo. E pensavo, no, a come in questo caso parliamo alle sorelle, a come una sorella, come una donna, come una mamma, come una moglie può sentirsi frustrata, no? E di un qualcosa in casa, che sia familiare, che sia magari di un qualcosa verso i figli, verso il marito, come diceva la sorella. Però se il Signore lo permette, ha un proposito, c'è un proposito. Ovviamente tutto questo non deve allontanarmi dal Signore, non deve rallentare il mio servire per Cristo, non deve fermare il mio cammino verso di Lui, ma continuare, essere costanti in quello che è il suo cammino. Sarà difficile, ovviamente, umanamente pensare a dire come faccio, io sono offeso, questa sono offeso, oppure ho questa frustrazione, oppure ho questa cosa, come faccio a farlo? Solo il Signore, veramente. Tante cose, appunto per questo forse nel mondo ci prendono anche forse un po' folli, no? Un po' pazzi, diciamo, inerenti a questo. Cioè, come fai a superare una cosa del genere? Come fai ad andare avanti? Col Signore si può. La sua parola attesta, veramente mi veniva in mente
un versetto di Romani, capitolo 12, versetto 12, no? Che dice: allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Cosa significa questo? Allegri nella speranza, se il Signore ovviamente permette una cosa, un qualcosa per noi, Signore, cosa vuoi da me? Cosa vuoi che io impari? O magari no, mai chiedere ovviamente il perché al Signore, però noi dobbiamo analizzarci e dire: Signore, cos'è che vuoi che io migliori? Cos'è che no, magari vuoi che io impari da questa situazione, da questa offesa? Questo verso dice: essere pazienti nell'afflizione. Se io sono afflitta, ho questa frustrazione, sono lì che dico, una versione dice paziente, una versione dice costante. Cosa vuol dire? Essere pazienti nel Signore, aspettare nel Signore, gettare al Signore questa nostra frustrazione. Non possiamo permettere che una frustrazione possa ostacolare quello che possiamo fare per il Signore. Magari fai un qualcosa e c'hai questa frustrazione, questo girarti, no, tutto interno che ti frusta, e sei sempre lì che pensi sempre alla stessa cosa, sempre alla stessa cosa, e sei lì che questa frustrazione, magari che il nemico ti macchina qualcosa, magari nelle tue orecchie, ed è lì che, con le sue macchinazioni. Quindi, Signore, voglio essere costante e paziente in quello che, nella prova che tu mi invii, perché è permessa dal Signore per insegnarci. Quindi io voglio essere costante e paziente nel Signore. E dice: perseveranti nella preghiera, non abbandoniamo la preghiera. Ovviamente non dobbiamo ovviamente pregare solo quando siamo frustrate, solo quando abbiamo un problema, solo quando c'è un'offesa, solo quando arriva una prova, ma ovviamente essere già pronte in preghiera giorno per giorno. Signore, veramente formami, e io voglio essere simile a te, voglio imitare te, voglio avere il tuo sguardo su di te, non permettere che nulla mi tolga lo sguardo su di te. Voglio essere perseverante in te nella preghiera, costante, Signore. Già se noi ogni giorno abbiamo questa vita di preghiera nel Signore, quando arriverà una prova che il Signore ovviamente permette, noi siamo lì che veramente lo Spirito ci alimenta della sua parola. Magari la tua carne, la tua mente può pensare: non ce la farai, questa frustrazione ti butta giù, vedi che fai questo, magari tanti, no, tanti pensieri, e noi invece ascoltiamo la parola del Signore che dice, il Signore che ci dice: confida in me, non temere, io sono con te. Come abbiamo letto i versetti, io sono la tua roccia, confida in me. E il Signore è lì che ti alimenta della parola, è lì che veramente ascolti il fluire dello Spirito Santo, e non permettere che il diavolo possa macchinare cose nel tuo orecchio, nella tua mente. Quindi vogliamo veramente davanti al Signore, tutto questo può avvenire solo quando veramente con le nostre ginocchia in preghiera, prostrate dinanzi alla sua presenza, gettare questo peso, gettare questa frustrazione che ci può tormentare. Magari c'è chi ha potuto già passare in una situazione, io personalmente avevo una situazione personale, familiare, che era lì che mi tormentava, sorelle. Magari per qualcuno dice: ma è una sciocchezza, magari fratelli, sorelle, in questo istante, sorelle, è brutto alzarsi al mattino solo con quel pensiero, non essere libero davanti alla presenza del Signore, stare lì a dire: ma perché, ma perché, ma forse qua, là, cercare di risolvere quella situazione, quella frustrazione con le nostre forze, metterci al posto del Signore, come abbiamo parlato anche le altre volte, stare lì a dire: come posso fare, come posso risolvere, magari aggiungendo cose che invece di andare al meglio, magari no, si peggiora e si va al peggio, perché cerchiamo con le nostre forze di farlo, ma alla fine dove arriviamo? Forse, anzi, forse, molto sicuramente ad un disastro. Quindi oggi, nell'amore del Signore, sorella Maria, io ringrazio il Signore per questa parola che il Signore ti ha potuto dare. Per noi tutte, veramente vogliamo dire: Signore, tu sei la nostra roccia, sei la nostra fortezza, confidiamo in te, vogliamo essere allegri nella speranza in te, Signore.
fare, vogliamo essere pazienti e costanti in questa prova, in questa afflizione che tu permetti, ed essere perseveranti nella preghiera. Nulla che possa avvenire attorno a noi, che il Signore possa permettere, deve allontanarci nella preghiera, perché è quello che ci fortifica, è quello che ci rende stabili nel Signore. Amen, sorella Maria, e un saluto veramente nell'amore del Signore. Ringrazio tutte le sorelle della Chiesa di Torino, di Milano, che siete state in ascolto, e per chi ascolterà ovviamente questo podcast, vi invitiamo veramente a scrivere un commento, se hai una testimonianza, se hai una recensione da fare, e veramente ti invitiamo a farlo, a scrivere anche al numero 392 32 95 369, condividendole insieme nell'amore del Signore per glorificare il Signore. Non restare in silenzio, non chiudere la tua bocca, ma glorifica e testimonia la grandezza del Signore. E veramente voglio ringraziare il Signore per questo. Quindi troverete, sorelle, questa puntata è pubblicata anche nella nostra pagina Facebook ufficiale della Chiesa di Torino, Antioca Apostolic Church. Potete condividerla ovviamente su Facebook per l'edificazione della Chiesa locale, per l'edificazione di tutti quelli che ascoltano. Quindi gloria sia al nome del Signore. Ancora potete riascoltare questa puntata tramite l'app nella sezione podcast on demand, e in qualsiasi momento della giornata potete scegliere una puntata, mettere un play, riascoltarla. Magari avete potuto perdere qualche passaggio, qualche verso. Pubblicheremo anche tutti questi versi che la sorella ha avuto in cuore di condividere sotto la puntata nella pagina Facebook. Quindi insieme, sorelle, nell'edificazione della nostra chiesa il Signore parla in tempo. Non permettere che la frustrazione possa scoraggiarti, non permettere che la frustrazione possa allontanarti dal Signore, ma essere lì in preghiera, perseveranti nel Signore. Gloria sia al nome del Signore. Un saluto speciale a tutte le sorelle in ascolto, e ancora vi voglio dire che il Signore vi benedica. Grazie, sorella Maria. Vogliamo chiudere con una preghiera, e vi lasciamo con una lode che dice proprio: con molta lode, il Signore vuole la tua preghiera, il Signore non rifiuta la tua preghiera. Getta a Lui il tuo affanno, la tua frustrazione, getta su di Lui ogni tua preoccupazione. Amen. Gloria sia il Signore Gesù, alleluia. Ti ringrazio, Signore, dal profondo del mio cuore, come Signore ancora una volta ti sei glorificato, sì, Signore, sì, Gesù, con la tua parola, Signore, perché la tua parola è verità, Signore Gesù, perché la tua parola non passerà, Signore Gesù, alleluia. Le tue parole rimangono in eterno, Signore Gesù. Ancora ti dico grazie, Signore Gesù, per come hai guidato, Signore, la nostra sorella Maria, Signore, per come tu, Signore, hai dato questo studio, Signore Gesù, e come lei ha potuto condividere con tutte noi, Signore Gesù. Ancora per ogni persona che in questo momento sta ascoltando, Signore, che ha ascoltato questa puntata, Signore, ti chiedo di toccare il loro cuore, Signore Gesù, e per ogni frustrazione, per ogni offesa, Signore, per ogni prova, Signore, che tu permetti, Signore, veramente, Signore, che noi possiamo essere stabili in te, Signore Gesù, fermi nella tua parola, Signore, alimentandoci della tua parola, Signore, e non veramente deviarci dal tuo cammino, Signore. Grazie, Signore Gesù, ti chiedo veramente di restare nelle nostre case, di dimorare in noi, Signore, con il proseguimento di questo giorno che tu ci hai donato, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie, sorella. Amen. Amen, sorella Maria, un saluto speciale a tutte le sorelle di Podcast Antioca. Pace di Cristo, sorelle, Dio vi benedica. Amen. Dio va avanti aprendo il cammino, spezzando catene, strappando le spine. Ordina agli angeli di stare con te, egli apre una porta che nessun chiuderà. Egli ascolta chi in lui confida, cammina con te di giorno e di notte. Alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare e a dargli lode. Dio non rifiuta la
o senza una risposta. Resta solamente ad aspettare, c'è che Dio